Cari amici, buonasera, benvenuti a questa seconda catechesi sulla visione cristiana del vivere e del morire. Nella catechesi di ieri mi sono fermato soprattutto sulla visione cristiana della morte, sul pensiero della morte. Oggi facciamo un passo avanti e dopo la morte possiamo dire qualcosa? E qui devo dire che ci avventuriamo in un terreno delicato. I miei professori, professori di quella della mia generazione di teologia, dicevano che su questo argomento ci sono lavori in corso. Certo, sarebbe meglio tacere, non possiamo parlare dell'aldilà come di qualcosa che conosciamo, che sperimentiamo. Le nostre parole umane sono inadeguate, eppure noi dobbiamo parlare, noi dobbiamo pur rispondere a quelle domande, ricordate, risorgono i morti e come risorgono? Come vivremo nell'aldilà? Come saremo? E che cosa stanno facendo i nostri cari defunti? E allora andiamo con calma. Intanto potremmo limitarci alle stupende espressioni della parola di Dio, soprattutto del Nuovo Testamento, dei Vangeli, di Paolo. Potremmo limitarci alla fede della Chiesa, nel credo che recitiamo la domenica. Potremmo limitarci all'espressione della liturgia, soprattutto nel ricordo dei defunti, nella messa. Facciamo una rapida, rapidissima carrellata di questa espressione della fede. Ci farà bene oggi, 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, la parola di Dio, che ci dovrebbe bastare. Non ci basta? Sembra ricordare quella pagina della parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, quando negli inferi il ricco Epulone chiede ad Abramo, padre Abramo, manda qualcuno dai miei fratelli, di loro che cosa li aspetta. E Abramo risponde: no, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Ecco, noi abbiamo ben più di Mosè e i profeti, abbiamo Gesù, abbiamo il Nuovo Testamento, la parola del Signore. Sentiamo queste espressioni. Per esempio, dei morti, noi diciamo, si sono addormentati. La morte è come un sonno. La parola cimitero, voi sapete dal greco, significa luogo dove stanno quelli che dormono, il sonno della morte. Si sono addormentati nel Signore, nella speranza della risurrezione. Essi sono con il Signore. Com'è bella questa espressione. Gli antichi cristiani nelle catacombe mettevano questa espressione. Egli è nel Signore. È in Cristo in greco, in Cristo, vive in Cristo, vive in Dio. Jesus Christos Nika, Gesù Cristo vince. Paolo dice: sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore, noi apparteniamo a Lui. E l'Apocalisse dice: immagina i cieli nuovi e la terra nuova che il Signore ha preparato per noi. Noi siamo già figli di Dio, anche se non ci è stato ancora rivelato quello che saremo, dice la lettera di Giovanni. Ora noi vediamo come in uno specchio, ma poi lo vedremo così come Egli è, faccia a faccia. E ancora Paolo che dice: se siamo stati completamente uniti a Cristo, con una vita simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. E quel brano stupendo della lettera ai Romani, diventata anche un canto delle nostre assemblee. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, la persecuzione, la fama, forse la morte? No, no, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. E potrei continuare con queste stupende espressioni dei Vangeli e dell'Apostolo Paolo.
questa vita che verrà, non la chiamiamo subito vita eterna. Uno quando sente l'eternità c'ha il senso del nostro tempo, il tempo in cui viviamo, e c'ha la sensazione come di un tempo vuoto, lungo, che non finisce mai. Chiamiamola vita nuova, la vita del mondo che verrà, come dice il Credo, che è in continuità con questa vita. Noi fin da ora viviamo questa vita, che è la vita di Dio. Noi già fin d'ora siamo figli di Dio, non è che lo saremo, già lo siamo, anche se non ci è stato ancora rivelato. La teologia ha coniato, ha inventato a questo riguardo una bellissima espressione per dire tutto questo. Dice così la teologia: noi siamo tra il già e il non ancora. Il già, cos'è il già? La salvezza è già avvenuta, Cristo è morto e risorto, già è avvenuta, questa vita nuova già incominciata, ma non è ancora compiuta, si compirà alla fine, quando il Cristo, quando verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti, consegnerà il regno a Dio Padre, e noi saremo, e Dio sarà tutto in tutto. E l'espressione del credo che recitiamo la domenica, o il simbolo apostolico, credo, la comunione dei santi, la risurrezione della carne. Attenzione, la fede cristiana va oltre l'immortalità dell'anima, non parla solo dell'anima immortale, parla di risurrezione della carne, della vita eterna. E il credo niceno-costantinopolitano, quello più lungo che in genere ci diamo la domenica, dice, ricordate, di là verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. O le parole che diciamo, il celebrante dice nella preghiera eucaristica, le voglio leggere, molto belle, la seconda preghiera eucaristica, quando il celebrante dice: ricordati del nostro fratello, sorella, che oggi è chiamato a te da questa vita, come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. E nella prima preghiera eucaristica si dice: ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto nel segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Molto bella è la terza preghiera: ricordati dei nostri fratelli che sono morti, rendili partecipi della risurrezione di Cristo quando Lui farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Sentite come sono umane queste parole della liturgia: quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua gloria. Sono le parole della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ecco, potremmo limitarci a queste parole, ma noi vogliamo andare di là. Che sarà nell'aldilà? Dobbiamo evitare due posizioni opposte, nell'uno, nell'altro. La prima posizione la chiamerei quella del materialismo, una visione materialista, cioè nella risurrezione dei morti noi riprenderemo la stessa materia, la stessa carne, le stesse ossa che abbiamo in questa vita. No, non sarà così.
anche perché noi sappiamo che già nella nostra vita la nostra materia muta, cambia. Noi non siamo gli stessi di quando eravamo ragazzi, piccoli. Le cellule cambiano. Secondo un certo numero di anni cambiano, mutano. Noi non siamo gli stessi. Quindi non si deve pensare che i morti riprendono la stessa materia nella risurrezione, le stesse ossa, la stessa carne. Ma dobbiamo evitare anche la posizione opposta. Prima ho detto una concezione materialista. Dobbiamo evitare anche la concezione spiritualista, cioè noi saremo solo spiriti, puri spiriti. No, la fede della Chiesa parla di risurrezione della carne. Noi risorgeremo con il corpo che portiamo qua giù, saremo quello che siamo qui, con lo stesso corpo, lo stesso ma anche diverso, certo, nuovo, come il corpo di Gesù risorto. Ricordate? È diverso Gesù risorto. Lì per lì i discepoli non lo riconoscono. Il risorto passa attraverso le porte, non conosce i confini, gli spazi, ma nello stesso tempo non è talmente nuovo da non essere quello di prima. È lo stesso di prima, è lo stesso Gesù di prima, mangia con i discepoli, conserva nelle sue mani, nei suoi piedi i segni dei chiodi della croce. È lo stesso, è diverso, è nuovo ed è quello di prima. Dunque non saremo puri spiriti, saremo gli stessi, ma in un modo del tutto diverso. Tutto quello che avremo vissuto, le gioie, le speranze, i dolori, le sofferenze, le emozioni, le sensazioni, gli amori, tutto questo noi lo ritroveremo anche se in maniera diversa, purificata. Dobbiamo essere, ho detto, sempre cauti quando parliamo di queste cose, perché appunto il cristiano dice io credo, non dice io so. E perché? Non dice io so come se tutto fosse chiaro, evidente. Dice credo, io ci credo, perché aderisce a una rivelazione di Dio. Paolo lo dice molto bene. Dice la nostra visione oggi è confusa, noi vediamo come in uno specchio deformato. Pensate, le porte delle nostre case se hanno lo specchio, e lo specchio opaco. Io vedo che dall'altra parte c'è una persona, sta passando una persona, ma non la posso identificare, non la vedo in maniera evidente. E così sarà. La Bibbia parla di risurrezione della carne, non di semplice immortalità dell'anima. Noi saremo quell'essere che siamo qua giù, unica al mondo, con tutta la sua personalità, la sua storia, la sua corporeità. E in che modo avverrà? Paolo si rifà al paragone del seme, della spiga di grano. Il corpo risorto non sarà identico al corpo mortale. È come la pianta rispetto al seme. Il corpo seminato corruttibile risorge incorruttibile, seminato ignobile risorge glorioso, seminato debole risorge pieno di forze, seminato corpo animale risorge corpo spirituale. Così sarà la nostra risurrezione. Non possiamo andare al di là di quanto stiamo dicendo. Ho detto, stiamo avventurando in un terreno molto delicato. Possiamo dire cosa non sarà. Non sarà semplicemente l'immortalità dell'anima. Certo, l'anima è immortale, ma noi possiamo parlare di più, di risurrezione della carne. Non sarà nemmeno reincarnazione. Il cristiano non crede alla dottrina della reincarnazione. Non c'è tempo in questa catechesi. Ma noi diciamo che non condividiamo la dottrina della reincarnazione. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi è ripetibile e non è possibile
una reincarnazione sulla terra tante volte come una forma di punizione di chi ha commesso errori. Non sarà neppure una rianimazione di un cadavere. Lazzaro è rianimato, il suo cadavere viene rianimato, ma poi Lazzaro morirà di nuovo, è morto di nuovo. Sarà risurrezione della carne. Che ne sarà del nostro corpo? È un problema collaterale questo, ma diciamo qualche parola anche su questo. Che ne sarà del corpo nell'intervallo tra la morte individuale e la risurrezione universale alla fine dei tempi? Tanto anche qui stiamo attenti, un termine intervallo è un termine inadeguato. Noi diciamo che siamo nel Signore, il cielo. Nel cielo, il cielo non è un luogo, è uno stato di vita, è la presenza del Dio amore. Dopo la morte entriamo nell'eternità di Dio. E i tempi di Dio non sono i nostri tempi, dice il Salmo, ai tuoi occhi 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato. La fede della Chiesa dice che dopo la morte c'è un giudizio. Parliamo anche di queste cose, non ne parliamo quasi mai, ma la fede della Chiesa è precisa. Verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Saremo giudicati con giustizia e misericordia. L'aldilà, dice quest'autore Vittorio Peri, la vita eterna è un mondo in cui sarà ristabilita la giustizia e cancellata ogni ingiustizia. Non però con un colpo di spugna. Il Signore giudicherà con giustizia. Se così non fosse, se non ci fosse un giudizio con giustizia, le nostre azioni su questa terra non avrebbero valore. Che senso avrebbe la presenza di Dio, se ciascuno di noi, qualunque scelta faccia nella vita, trovasse alla fine lo stesso esito degli altri che hanno speso la vita per il bene? Se c'è Dio, se un Dio c'è un giudice che alla fine ristabilirà la giustizia, la vittoria del bene e nel male. Non può essere indifferente, insomma, amare oppure odiare. Farsi prossimo o nemico, donare o rubare, finirebbe ogni diversità tra il bene e il male. E Dio non può trattare giusti e malvagi allo stesso modo. Nel giorno in cui tutta la storia raggiungerà il pieno compimento, sarà pronunciata l'ultima parola, e l'ultima parola sarà quella di Dio. I giusti con Dio. Gli giusti lontano da lui per sempre. Ma questo giudizio sarà non solo con giustizia, ma meno male, grazie a Dio, anche con misericordia. Non incontreremo il giudice severo che non ci conosce, incontreremo il Padre ricco di misericordia e di perdono. Non un Dio freddo notaio che valuta il dare e l'avere, ma un tenero padre con un cuore di madre. Sì, come mettere insieme poi la giustizia e la misericordia di Dio, e questo è un grande mistero, ma dobbiamo metterle insieme, un giudizio con giustizia e con misericordia. Come dice una preghiera del rito delle esequie, della messale, per i defunti, ti preghiamo, Signore, per questo nostro caro defunto, perché possa incontrare come giudice misericordioso colui che nella fede ha riconosciuto come suo Salvatore. Il giudice sarà Gesù. Il giudizio ci sarà. Ci pensino bene quelli che pensano che tutto finisce a tarallucce e vino. No,
Il giudizio è una buona notizia per i martiri, perseguitati di tutti i tempi. Quando accadranno queste cose, ricordate il Vangelo che sentiremo proprio in queste domeniche, quando accadranno queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Il potere di Roma finirà, il libro dell'Apocalisse la chiama la bestia, finirà. L'oppressione, la persecuzione dei giusti finiranno, ci sarà un giudizio finale. Dio farà giustizia dei suoi eletti. E come saremo giudicati? Come saremo giudicati? In che cosa consisterà il giudizio? San Giovanni della Croce, il grande mistico spagnolo, ha questa espressione: alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Ricordate la bellissima ma tremenda pagina di Matteo 25, che faremmo bene a meditare in queste ore di questi due giorni. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, si siederà sul trono della sua gloria ed egli separerà gli uni dagli altri. Dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato per voi, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero, mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Ma i giusti gli risponderanno: ma Signore, ma quando mai ti abbiamo visto così? E lui risponderà: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E al contrario succederà lo stesso per quelli alla sua sinistra. E alla fine la pagina di Matteo si chiude così: e se ne andranno questi al supplizio eterno e i giusti alla vita eterna. Oso dire, sorridendo, per sdrammatizzare un po' questo momento anche forte, magari che può incutere tristezza a qualcuno: facciamoci furbi. Io faccio l'esempio di quando si va a fare un concorso, quando si facevano i concorsi, non si fanno più ormai qua, e uno vuol conoscere le domande del quiz, del concorso, si vuole preparare prima, vuole essere pronto e magari corrompe pure qualcuno, ahimè, per conoscere prima del tempo il contenuto della prova da fare, dell'esame. Noi già conosciamo su che cosa verte l'esame finale, lo sappiamo già, ce l'ha detto lui in questa pagina, non c'è bisogno di comprare per sapere in anticipo le domande del futuro concorso, del giudizio finale, già lo sappiamo, e noi facciamoci furbi, sappiamo già su che cosa verte. Un originale spot pubblicitario di qualche tempo fa diceva così, molto simpatico: siate egoisti, fate il bene, siate egoisti, fate il bene. Che cosa porteremo con noi? Alla fine che cosa rimarrà? Su che cosa saremo giudicati? Sull'amore, solo sull'amore. Davanti a Dio conta l'amore, ciò che resta è amare. Guardate, noi abbiamo i nostri parametri umani e giudichiamo così: ci sono i vivi, che siamo noi, e ci sono i morti, che stanno al cimitero. I vivi e i morti. Dio non ha questi parametri, il Signore non giudica così. Davanti a Lui, qual è la separazione che fa? Non tra vivi e morti, ma tra quelli che amano e quelli che non amano. Per cui, paradossalmente, davanti a Dio, quelli che amano o hanno amato, anche se sono morti, vivono. Quelli invece che odiano, non amano, anche se sono vivi, mangiano e bevono, sono morti davanti a Dio. Ecco i parametri. Resterà solo l'amore. Papa Francesco riferisce dei proverbi della sua terra, l'Argentina,
L'ultima veste è senza tasca, senza tasca. Avete mai visto dietro un carro funebre, un camion, un tir che porta al cimitero tutte le cose appartenute a quel defunto? L'avete mai visto? Questa è la saggezza della vita. Facciamoci furbi, siate egoisti, fate del bene. Questo è quello che rimarrà alla fine. Prima della visione di Dio, la fede della Chiesa dice che ci sarà una tappa di purificazione, la chiama purgatorio. Ma che ne è scomparso il purgatorio? Non se ne parla più. No, no, la fede della Chiesa dice che ci sarà il purgatorio. Purgatorio, che cos'è questo purgatorio? Lasciamo stare la rappresentazione fantasiosa di fiamme. Le fiamme sono la tradizione degli uomini, anzi, stando al Vangelo, è tutto il contrario delle fiamme. Perché Gesù parla di un luogo dove ci sarà pianto e stridore di denti. Ora lo stridore di denti sta quando fa freddo, non quando fa caldo, evidentemente, ma lasciamo stare questi aspetti secondari. Ecco, cos'è il purgatorio? Bella questa immagine, ve la voglio leggere. Si tratta di un passaggio, di una purificazione non legata al tempo. Non possiamo quantizzare i tempi, ma un momento, un purificazione, un passaggio in cui nella luce di Dio misureremo lo scarto, la differenza che esiste tra ciò che abbiamo fatto e vissuto e ciò che invece il Signore si attendeva da noi. È come se dicesse: guarda, io avevo per te questo progetto, ti avevo creato per questo progetto, avevo per te questo sogno, volevo che tu diventassi così. E invece guarda che cosa hai combinato, è come in un film quasi, in flashback, mi pare che si chiami la tecnica, quando si va all'indietro e si ripercorre la vita passata, noi vedremo quello che avremo vissuto e diremo: ma guarda un po' che ho combinato. Il recentemente beatificato, il grande ragazzo Carlo Acutis, c'è una frase che recentemente, in queste settimane, ha fatto il giro del mondo, una sua frase molto bella. Carlo Acutis diceva: molti uomini nascono come pezzi originali, ma poi finiscono come delle fotocopie. Ecco, il purgatorio ci fa vedere, ci farà vedere che siamo diventate delle fotocopie. Nella teologia ortodossa, questo tempo viene visto come un tempo di attesa, in cui la fidanzata si prepara nella gioia all'incontro col futuro sposo, per sempre. Un autore, Jean Delumeau, scrive in tono familiare e simpatico: non voglio andare dal Signore senza aver fatto una doccia, senza una camicia pulita e un completo nuovo. La buona educazione e il rispetto filiale mi spingono a desiderare un passaggio nel guardaroba prima di sedermi alla tavola del banchetto. Simpatico questa immagine per indicare il purgatorio. Mi faccio una doccia, mi preparo. Prima di andare dal Signore ci voglio andare pulito, ci voglio andare col vestito delle nozze. Per questo la Chiesa chiede di pregare per i defunti. La preghiera per i defunti è fondata sulla comunione dei santi, tutti i santi, quelli che credono in Gesù, che seguono Gesù, quelli di ieri, di oggi, di domani, quelli di sempre, sono uniti. Comunione dei santi. E noi siamo solidali con loro, con quelli che ci hanno preceduto. Noi preghiamo per loro. Ecco la preghiera di suffragio. Far dire le messe, come si dice, sì, è una buona consuetudine, anche se deve essere purificata da certe incrostazioni, però è giusto, è legittimo dire: Padre, io vorrei che nella messa si pregasse per mio padre, per mia madre. È una cosa buona, una cosa bella, anche perché questa messa è di suffragio, la parola antica, suffragio, c'è una parrocchia da sera, la parrocchia del suffragio, cioè legata alla dottrina del purgatorio. Ma anche i morti pregano per noi. I morti, dice Agostino, sono come i nostri tifosi. Vorrei
la voglio dire questa immagine di Agostino, grande Agostino, che paragona la vita dell'uomo a una partita di pallone. Pure ai suoi tempi si giocava a pallone in modo diverso, ma c'erano gli stadi, lo stadio. Noi che viviamo ancora siamo come i calciatori nello stadio, inseguiamo la palla per fare gol, vogliamo vincere. I nostri morti chi sono? Sono i nostri tifosi, stanno sugli spalti e lì fanno il tifo per noi. Loro hanno già combattuto la partita della vita e fanno il tifo per noi perché anche noi la vinciamo. Una partita che io non so, non sono un grande sportivo, non so se esistono ancora i cosiddetti tempi supplementari, e la partita della vita non ha, ahimè, tempi supplementari. Quando è finita, non c'è più tempo. Ci pensino quelli che dicono di non avere mai tempo. E infine devo aggiungere anche questo, mi dispiace, ma devo dirlo, da uomo di chiesa e di fede, la dottrina della Chiesa parla anche della possibilità che l'uomo, io, possa fallire la mia vita. Questa possibilità di fallimento si chiama inferno. Certo, la Chiesa non dice che è una certezza che chi è che sta all'inferno, non l'ha mai detto e mai lo dirà. L'inferno è una possibilità, ma una possibilità reale. Certo, sarebbe ingenuo negare la potenza del male, del maligno nella storia della persona. Certo, Gesù non ha mai messo al centro della sua predicazione l'inferno o Satana. Ne parla, certo, ma ne parla marginalmente. Il Vangelo è Evangelion, in greco significa bella, buona notizia, e al centro del Vangelo c'è la gioia del regno di Dio, che è venuto a vincere Satana, a vincere la potenza del male. Tuttavia, Gesù ne ha parlato del male, di Satana, degli inferi, come possibilità reale di perdere la propria vita. La vita è una cosa seria, il Vangelo ci mette in guardia, è un appello a dire attenzione, tu puoi fallire la tua vita, sì, perché Dio prende tremendamente sul serio la libertà dell'uomo. Dio non gioca con noi come un burattinaio, tutto finisce tra luce e vino e dunque noi siamo dei burattini. No, Dio prende sul serio la libertà dell'uomo. Non dimentichiamo che la nostra salvezza è costata la croce del Figlio di Dio sul potere delle tenebre. Non scherziamo sulla serietà della vita. Noi siamo responsabili della nostra salvezza. Agostino, scusate se lo cito sempre, ma è grande Agostino, dice: chi ha creato te senza di te non salverà te senza di te. Ci vuole la tua collaborazione, ci vuole il tuo assenso, la tua risposta libera e responsabile. Dio fa tutto nella nostra vita, fa il 99,99%, percorre lui tutto il cammino, è lui alla nostra ricerca, ma arrivata alla mia porta, alla porta della mia casa, lui bussa, sta alla porta e bussa. Se io gli apro, lui entrerà, ma non rompe la porta, non mi fa violenza. Dio si propone, mai si impone. Se vuoi, vieni e seguimi, la bella frase di Gesù rivolta a quelli che chiama. Se vuoi, vieni e seguimi. Perciò un buon timor di Dio, che è un dono, uno dei sette doni dello Spirito Santo, l'ultimo, ricordate, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, l'ultimo dono, il settimo dono è il timor di Dio. Un sano timor di Dio non guasta, perché non finisce a tarallucce e vino. Del resto, chi ama veramente, lo sa bene. Chi veramente ama una persona ha paura, teme sempre un po' di perdere la persona amata.
è attento, è vigilante, difende, custodisce quest'amore, non lo vuole perdere, ha paura di perderlo. Credere all'amore di Dio per noi significa non sottovalutare la libertà umana, il timore di perdere Dio e noi stessi. Certo, bisogna evitare sempre i due estremi. Da una parte c'è chi è superficiale di fronte alla vita e prende con leggerezza la serietà della propria vita, è irresponsabile, e allora questo qui viene messo in guardia. La tua salvezza non è garantita, la salvezza non è una polizza di assicurazione che tu hai già in tasca. E all'opposto magari ci stanno, e ci sono diversi in questo tempo di paure, di angoscia, ci sono quelli che rischiano la disperazione, sono scoraggiati, vedono il diavolo dappertutto e sono angosciati, paurosi. No, 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 no. La paura non genera mai la fede. La paura genera gli dèi, gli idoli, come dicevano gli antichi romani, metus fecit deos. La paura ha creato gli dèi. Il Dio in cui crediamo, il Dio di Gesù, non è il Dio della paura. Il timore, sì, timore di Dio, ma non della paura. Dobbiamo confidare nella sua misericordia senza limiti. Anche se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore, dice Giovanni nella sua lettera. E adesso, dopo aver meditato su questi due giorni, queste due catechesi, dopo aver fissato lo sguardo sulle ultime realtà, dopo aver fissato lo sguardo su Gesù, Signore giudice della storia che verrà a giudicare vive e morti, adesso in conclusione di queste due catechesi ritorniamo al nostro presente, perché fin da oggi noi costruiamo il domani. Noi costruiamo da questa vita, costruiamo la nostra esistenza futura. Ritorniamo alla vita presente e viviamo la nostra vita presente alla luce dell'orizzonte ultimo. Viviamo queste cose penultime alla luce delle cose ultime. Viviamo il nostro presente, orientiamo le nostre scelte di oggi, i nostri comportamenti di oggi, alla luce di quel momento nel quale la storia sarà giudicata. In quel momento cadranno le maschere. Allora gli uomini, le loro opere appariranno nel loro vero valore. Ciascuno avrà la sua lode dal Signore. Si compirà il giudizio sulla storia. Si vedrà chi aveva ragione. Tante cose si chiariranno. Soprattutto per quelli che nella storia hanno pianto, sono stati perseguitati, emarginati, uccisi per amore della verità e della giustizia. Sì, ritorniamo alla vita di ogni giorno, ma viviamola alla luce di quel momento ultimo. Uno, vorrei dare alcune indicazioni su come vivere alla luce di quel momento ultimo. Vincere la paura della morte, come Gesù che ha avuto paura nell'orto degli ulivi, ma poi ha detto: Padre, mi abbandono a te. Due, la meditazione sulla morte, sulle cose ultime, sull'aldilà, sul giudizio, sul paradiso, sul purgatorio, sull'inferno, ci insegni ad avere coscienza dei nostri limiti, della nostra fragilità. Chi siamo noi? Siamo come l'erba del campo che al mattino fiorisce e alla sera è già secca. Questa meditazione ci rende più misericordiosi, più tolleranti, ci rende più umani e ci fa perdere quel delirio di onnipotenza che abbiamo molte volte, ci sentiamo dei padri eterni. Questa meditazione ci fa bene. Viviamo la vita come una cosa seria. La visione cristiana della vita è come un'amministrazione. Il padrone
ci ha dato fiducia, ci ha consegnato i suoi beni. Ricordate la parabola dei talenti? A chi cinque, a chi tre, a chi due, a chi uno, a ognuno ha dato un compito, ci ha dato fiducia. Poteva conservare i suoi beni nella banca, ricordate la parabola, ma ha voluto rischiare, ha voluto mettere nelle nostre mani i beni della creazione, la nostra intelligenza, il creato, la storia, e affidate alla nostra libertà, alla nostra responsabilità. Questa visione cristiana della vita come amministrazione, come qualcosa, un dono da amministrare di cui un giorno noi renderemo conto, è una visione affascinante, perché significa che io ho un compito nella vita. La vita ha un senso, c'è un significato, non sto lì buttato nell'universo, non sto lì sdraiato, ittato, si dice a Napoli, ma c'è un compito, c'è una responsabilità. Il Padre mi affida i suoi doni e dunque ha fiducia in me e io devo rispondere a questa fiducia. Fidiamoci del Signore, fidiamoci della sua parola. Io mi fido di Dio, ma con serena fiducia, anche se un giorno magari certe cose che oggi non li capiamo, che per noi sono un mistero, e magari ci ribelliamo pure, glieli chiederemo, diremo, gli faremo delle domande, ma fidiamoci di Lui. Io mi fido di Dio, della sua parola. Ripeto qui quello che dico spesso: quanti atti di fiducia facciamo nella nostra giornata dal mattino alla sera. Ci fidiamo del medico che ci dice tu ti devi prendere queste medicine, e se non ci fidiamo del medico dobbiamo andare di medico in medico mettendo mano alla tasca. Ci fidiamo come figli dei nostri genitori, dell'educazione che ci danno. Ci fidiamo dei nostri maestri, dei professori a scuola, come genitori affidiamo loro i nostri figli. Ci fidiamo quando stiamo con una ragazza, un ragazzo, come fidanzati. Fidanzati, la parola fidanzato e fidanzamento significa proprio questo: fiducia, dare fiducia. Io ti do fiducia, io mi affido a te. Ci fidiamo dei figli. Quante volte i genitori in angoscia con figli ragazzi, adolescenti, non sanno come comportarsi, non sanno, gli diamo fiducia, ma se gli diamo fiducia, tu ti devi fidare per forza dei tuoi figli, di tuo figlio. Che fai? Non ti fidi? Lo chiudi in una campana di vetro e non crescerà. Ti devi fidare. O ti fidi o ti fidi. Non c'è altro da fare. La vita consiste proprio nel dare fiducia e nel ricevere fiducia. Noi ci sentiamo gratificati. L'uomo si sente gratificato, la persona umana si sente gratificata quando altri gli danno fiducia, si fidano di lui. Ci fidiamo perfino quando andiamo per la strada, se non abbiamo il navigatore satellitare e ci siamo un po' persi in un viaggio, non conosciamo la strada e chiediamo al primo viandante dove devo andare e quello ci dice gira a destra, poi a sinistra, non lo ringraziamo pure, ci fidiamo di quello che dice. Dico sorridendo, alla fine ci fidiamo perfino del latte che beviamo al mattino come colazione. Siete sicuri che quello è proprio latte? Quello che versate nella ciotola? Avete fatto un esame chimico di quel liquido bianco? Avete in cucina uno strumento per verificare, analizzare il latte se è veramente quello uscito dalla mucca? Eppure lo beviamo, ci fidiamo. Perché io vi dico che se doveste verificare se quel del latte non fareste più colazione, probabilmente. Ci fidiamo delle piccole cose. Allora ci fidiamo perfino delle promesse dei politici, mi si passi il termine. Ci fidiamo di tutti. E di Dio non ci fideremo? Non ci fidiamo della sua parola? Non sia turbato il vostro cuore, dice Gesù. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, se no ve l'avrei detto e non sarei andato a prepararvi un posto. Vorrei dire a tutti voi: non sia turbato
il vostro cuore, abbiate fede in Dio, dice Gesù, e abbiate fede anche in me. Ci rivedremo al di là, come noi vedremo al di là vedremo i nostri morti. Sì, li vedremo di là. Diciamo, abbiamo il coraggio di dirlo quando muore una persona cara, ci rivedremo di là, noi ci rivedremo. Oggi, dice Gesù al buon ladrone, oggi sarai con me in paradiso. È uno dei paradossi del Vangelo. Il Vangelo è pieno di paradossi. Il primo essere entrato in paradiso è quel ladrone, quel terrorista crocifisso con Gesù. Non ha fatto neanche il processo di beatificazione, di canonizzazione. Oggi sarai con me in paradiso. Ha detto uno scrittore simpaticamente, è stato così furbo quel ladrone che si è rubato pure il paradiso. Ecco, sì, oggi sarai con me in paradiso. Allora vorrei dire a tutti una serena fiducia. Spero di aver dato fiducia, di aver asciugato in queste due catechesi le lacrime soprattutto dei genitori, dei ragazzi e dei giovani morti in questi anni, che io conosco personalmente, che si sono collegati in queste due catechesi. Spero di aver asciugato le lacrime dei genitori di Marco, di Tina, di Tonia, di Enza, di Pasquale, amante del judo, di Flavia, la principessa, di Claudio, di Michelangelo, un vero genio nel computer, di Maria, di Nello, di Benedetto, di Vincenzo, della giovane Simona morta a Casalnuovo sotto il treno nella stazione, di Michele, i genitori di Emilio e ultimi arrivati purtroppo i genitori di Giuseppe morto travolto dalla macchina a Pomigliano e infine della giovane Fabiana. O le lacrime delle vedove, le due vedove, gli ultimi morti, di Lino, morto in maniera drammatica, e di Lello, anche lui in un incidente. Mi auguro di aver un po' asciugato le loro lacrime e le lacrime di tutti quelli che, specialmente in questi giorni particolari, piangono i loro morti. Beati quelli che piangono, ha detto Gesù. Noi non piangiamo più, siamo diventati zimisi, indifferenti, scettici. Le lacrime ci salveranno, come le lacrime hanno salvato Pietro rispetto a Giuda, quando Pietro ha pianto e il suo pianto lo ha salvato. Le lacrime di Gesù sulla morte dell'amico Lazzaro, le lacrime di Gesù su Gerusalemme, sulla città. Vorrei chiudere ancora una volta con la preghiera, questa volta alla Madonna, sia perché nella preghiera comune alla Madonna, all'Ave Maria, noi senza che ce ne accorgiamo molto spesso quando la recitiamo, noi diciamo alla fine: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Ma vorrei leggervi questa bellissima preghiera di Don Tonino Bello col suo stile inconfondibile. Santa Maria, donna dell'ultima ora, donna dell'ultima ora. Santa Maria, donna dell'ultima ora. Quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nel crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte. È un'esperienza che tu già hai fatto con Gesù, quando alla sua morte il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra. Questa esperienza ripetila anche con noi. Mettiti sotto la nostra croce, sorvegliaci nell'ora delle tenebre, infondi nell'anima affaticata la dolcezza del sonno, che la morte comunque ci trovi vivi. Santa Maria, donna dell'ultima ora,
Disponici al grande viaggio, aiutaci ad allentare gli ormeggi senza paura. Sbriga tu le pratiche del nostro passaporto. Se ci sarà il tuo visto, non avremo nulla da temere alla frontiera. Arrivederci, cari amici. Vi do appuntamento per lunedì prossimo, a Dio piacendo, lunedì 9 novembre, alla stessa ora, alle 19:30. Ogni lunedì io farò una catechesi fino a Natale. Le prime due, il 9 e il 16, particolarmente per gli operatori pastorali, ma non solo per loro, sugli orientamenti diocesani che ho dato, su come vivere in questo tempo difficile nelle nostre comunità, le attività pastorali. Poi il 23, a Dio piacendo, lunedì 23, una catechesi sul Padre Nostro, perché dalla prima di Avvento il nuovo messale entrerà in vigore e col nuovo messale alcuni cambiamenti, come la preghiera del Padre Nostro alla fine: non diremo più non ci indurre in tentazione, ma diremo non abbandonarci nella tentazione. E poi col tempo di Avvento, da lunedì 30 novembre, quattro catechesi fino a Natale sul senso dell'Avvento, della speranza. Ne abbiamo tanto bisogno in questo tempo difficile. Il Signore vi benedica e vi protegga. Arrivederci.